La città di Segrate entra a far parte di una rete internazionale per un'Europa sempre più equa e neutrale dal punto di vista climatico. In questa maniera noi ci impegneremo nei prossimi anni a implementare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. Nasce Segrate il Parco Natura, un'oasi verde di 21 ettari ad altissima valenza ecologica. L'intervento è stato finanziato da Fondazione Cariplo e rientra in un progetto più ampio chiamato Relambro, che coinvolge ERSAF, Parco Nord Milano, il Politecnico di Milano, Legambiente, Città di Segrate e i comuni adiacenti. Nel nuovo Parco Natura sono stati piantati 4.500 tra alberi e arbusti. È un vero e proprio intervento straordinario di rimboschimento e rinaturalizzazione. Si tratta quindi di un progetto di riqualificazione e di tutela ambientale che è perfettamente coerente, allineata al modello di sviluppo sostenibile che stiamo attuando in tutta la città. Inoltre siamo stati uno dei primi comuni ad aderire al progetto Forestami della città metropolitana di Milano, dove ci diamo come impegno quello di piantare un albero per ogni cittadino entro il 2030. Il nostro impegno si estende anche ai progetti di mobilità sostenibile, come ad esempio il Bicibus, che è molto amato dai nostri bambini, oppure il Pedibus, oppure la recente collaborazione con i motorini elettrici che oggi circolano per la nostra città. Con la costruzione della ciclostazione e la progettazione della ciclopolitana abbiamo creato connessioni tra le varie aree della nostra Segrate, che nel futuro sarà sempre più green. Tra edifici dismessi, aree di cava e terreni abbandonati nasce il nuovo centroparco. Abbiamo riprogettato il nostro bellissimo cuore verde cittadino a servizio di tutti i segratesi che qui potranno passare il loro tempo libero. Continuerà comunque a essere la casa di diverse specie animali. Il parco, attraverso la rete ecologica e nuovi accessi, si dirama nel territorio unendo i quartieri. Il golf agricolo è il simbolo della lotta al consumo di suolo. Negli ultimi anni a Segrate abbiamo già difeso 1 milione di metri quadri di verde dalla cementificazione. Abbiamo avviato l'iter di un progetto che pensiamo possa rivoluzionare in maniera positiva la qualità della vita dei nostri cittadini. L'abbiamo chiamato Chilometro Verde. Ultimata la viabilità speciale, la Cassanese, una strada ad altissimo traffico che divide Segrate, sarà ripensata come cerniera verde che unirà tutti i quartieri. Un bellissimo progetto di rigenerazione urbana e recupero ambientale sul modello delle città europee più evolute.